Le discriminazioni, le violenze di genere si basano proprio su uno squilibrio di potere tra uomo e donna che è trasmesso attraverso gli stereotipi, e bisogna partire da lì perché la cultura e il linguaggio non sono neutri. Declinare nomi e titoli al femminile non è un vezzo, ma un cambio di prospettiva nei rapporti di potere, anche, ma non solo, tra uomo e donna. E pazienza per l'orecchio conservatore, prima o poi si abituerà. Sgretolare gli ultimi pregiudizi, favorire la collaborazione, usare il corpo per conoscere. Il cuore del progetto dell'Unione Sport per Tutti nelle scuole, 14 città e laboratori sul concetto di genere, usando le differenze non come confini ma come risorse. I ragazzi sono stati seguiti attraverso dei laboratori sperimentali, ci sono state le psicologhe del centro antiviolenza Roberta Lanzino, ci sono stati degli avvocati e dei giornalisti che hanno fatto delle lezioni frontali. E il metodo ha funzionato al liceo Erodoto di Turi a Cassano Ionio. Sono riusciti a coinvolgerli in prima persona e quindi avvicinarli e far sviluppare in loro quelle competenze, quelle soft skills che solo attraverso l'esperienza sul campo si possono raggiungere. Parlo di competenze di tipo sociale, il rispetto per l'altro, la solidarietà. Dopo l'apprendimento, la rielaborazione, il flash mob e un video. Presto a Roma il confronto con le altre scuole d'Italia.